da tanti giornalisti, quindi grazie, abbiate pazienza perché piano piano vi facciamo entrare tutti quanti. In piazza tra i familiari c'è una persona che mi ha detto proprio stamattina che non ha mai parlato in pubblico di quello che le è accaduto, però io so quello che le è accaduto. Le è accaduto di avere un padre coraggioso che ha messo a disposizione il suo lavoro, la sua famiglia, allo Stato, alle forze dell'ordine. Gli ha consentito di infiltrarsi tra i suoi lavoratori e l'ha pagata cara perché è stato ucciso. Io chiedo con il cuore, quindi chiedo a tutti i romani e a tutti gli italiani presenti in questa piazza, a Monica Iannì, di fare un saluto, di comunicare con questa piazza. Abbi pazienza a questa piazza, te lo chiedo, non te lo chiedo io, abbiamo bisogno di sapere queste cose. Suo papà aveva un albergo e ha consentito alle forze dell'ordine di infiltrarsi tra i suoi impiegati perché in quell'albergo si sarebbe tenuto un summit. Adesso me lo dice Sonia. Monica non ce la fa, sta già piangendo. E piango pure io perché è la mia più cara amica. Suo papà non era un magistrato, non era un carabiniere, gestiva un albergo a Palermo, in provincia di Palermo, e la polizia era sulle tracce del clan dei Marsigliesi e sapevano che avrebbero fatto un summit con Cosa Nostra proprio nell'albergo del papà di Monica, di Carmelo Iannì. Sono andati da Carmelo Iannì, gli hanno chiesto di collaborare e di poter infiltrare tra il personale dell'albergo uomini della Polizia di Stato. Carmelo Iannì, da servitore dello Stato, ha detto immediatamente di sì. Sono stati arrestati tutti. E qualche giorno dopo Carmelo Iannì è stato ucciso davanti alla sua famiglia. Monica, grazie.